telefono. Riproviamo. Davide, ciao. Ciao, riproviamo. Ciao, rieccoci. Eccoci qua, eccoci qua. Come detto, volevo chiederti un pochino di Lukaku sponda Chelsea. Sì. Allora, vi dicevo che la preferenza per il Chelsea è vendere. Primo perché Lukaku non ha futuro ai Blues. Secondo perché comunque la squadra di Stamford Bridge ha bisogno un po' di riequilibrare i conti dopo aver speso negli ultimi 2 anni oltre 1,5 miliardi di euro in investimenti. La soluzione sarebbe vendere. La cifra ideale per il Chelsea sarebbe attorno ai 40 milioni di euro, che è un po' quella che si era concordata con la Roma ai tempi del prestito. Ovviamente tra i sogni del Chelsea e la realtà c'è una piccola differenza, nel senso il mercato per Lukaku adesso, per una cessione di Lukaku, non è esattamente esaltante. Il Chelsea, per quanto capisco, proverà a tenere duro il più possibile, però allo stesso tempo peseranno, uno, la volontà del giocatore e, due, le offerte che dovessero arrivare. Se il Milan intende muoversi per il prestito e non per l'acquisto a titolo definitivo, è chiaro che è quella l'opzione su cui il Chelsea deve ragionare. Per il momento sembra intenzionata una chiusura, ma visti anche i rapporti tra i due club, non è affatto difficile pensare che ad un certo punto si arrivi ad un'intesa su altre forme di cessione. Ecco, però dipendesse dal Chelsea, esclusivamente dal Chelsea, l'idea sarebbe di cedere Lukaku a titolo definitivo. Ma secondo te, Davide, il Milan è stato mai davvero molto vicino a questo giocatore? Parlo anche della scorsa estate, al di là di questa che mi sembra, insomma, un po' complicata ad oggi. Ma mi sembra ci siano state molte chiacchiere, no? Tra l'altro nella scorsa stagione mi sembra anche un po' complicato capire esattamente che cosa volesse fare Lukaku, forse non l'ha avuto ben chiaro nemmeno lui fino alla fine. Di certo è un nome che interessa, di cui si parla da tempo, quindi è evidente che il Milan sta riflettendo da tempo se Lukaku è l'uomo giusto per lui, per il suo attacco e nel ruolo di numero 9. Comunque un giocatore di esperienza, comunque non sarà più il fenomeno che è stato nell'anno dello scudetto dell'Inter, ma con la Roma ha dimostrato di avere dei numeri e all'Europeo sarebbe il capocannoniere se contassimo anche i gol annullati. Quindi insomma è un giocatore di esperienza che potrebbe anche essere utile in una squadra che si vuole più giovane, un giocatore di altissimo livello da cui cercare di tirare fuori il massimo, ecco. Ma secondo te, diciamo così, il Chelsea ha voglia, tra virgolette, di risolverla in fretta oppure se lo terrà per rivederlo per l'ennesima volta durante la preparazione, capire cosa farne? Lui stesso magari ha fretta di chiudere il capitolo Chelsea finalmente, visto che ormai sono anni e anni che va in giro in prestito. Insomma, secondo te è una cosa che va a chiudersi in un tempo abbastanza breve post-europeo oppure se ne parla più o meno come è successo negli ultimi anni, cioè nelle ultime settimane con un prestito? Credo che dipenda molto dal mercato. Il Chelsea non ha nessuna intenzione di rivedere Lukaku, di farlo esaminare da Maresca, perché ha preso da tempo altre strade. Il centravanti Nicholas Jackson, si sta cercando un nome di alto livello sul mercato in quel ruolo, perché Jackson, che ha fatto comunque un'ottima prima stagione, però era visto più come un investimento per il futuro da coltivare, da far crescere in fretta, non da buttare immediatamente nella mischia. Lukaku al Chelsea non serve, non era nei piani di Pochettino, non è nei piani di Maresca, non è stato nei piani di Tuchel della disastrosa stagione 2022-23, nonostante da tempo il Chelsea cerchi un centravanti. Per cui la volontà del club sicuramente è quella di chiudere al più in fretta la cessione, meglio addirittura se si chiudesse il 30 giugno, perché i parametri del fair play finanziario della Premier League vanno sistemati il 30 giugno e il Chelsea sarebbe una di quelle squadre che ha qualche problemino, qualche conto da sistemare, per cui anche in questo senso la cessione di Lukaku sarebbe importante. Ovviamente oggi è il 26 di giugno, non vedo in giro squadre pronte a dare al Chelsea 40 milioni, quindi credo che l'idea che si chiuda in tempi brevissimi sia da scartare. E penso che anche Lukaku voglia sapere in fretta dove andrà a giocare, perché l'anno scorso ci ha messo un po' ovviamente a rimettersi in forma quando è arrivato alla Roma e adesso, dopo l'Europeo, indipendentemente da quanto a lungo andrà al Belgio, avrà comunque bisogno di un periodo di stacco e penso che quando ricomincerà la sua stagione vorrà essere già nella sua squadra con cui giocherà il 24-25. Quella squadra di sicuro non è il Chelsea.
Quindi penso che anche lui vorrà capire in fretta che cosa fare. Il problema, credo, con Lukaku negli ultimi tempi sia sempre stato quello di capire bene qual è la sua volontà. Penso che se dovesse continuare a fare un europeo tutto sommato positivo, alla fine, al di là dei gol annullati, comunque si sta dimostrando un buon punto di riferimento. Io ho visto Belgio-Romania, non ha segnato, ha avuto l'ennesimo gol annullato, però è stato un uomo squadra che è stato importante in una bella vittoria del Belgio. Penso che anche lui voglia dimostrare di poter essere ancora un giocatore di alti livelli. Capito che col Chelsea è chiusa, penso che anche lui voglia chiudere il più in fretta possibile e cominciare già la stagione nella sua nuova squadra, senza trascinarsi come è stato l'anno scorso, che alla fine è una cosa che non è servita nemmeno a lui. L'ultimissima tua, diciamo così, opinione personale, ovvero ce lo vedi bene al Milan nel post Olivier Giroud, nel senso, ripartiresti da Lukaku lì davanti, oppure magari lo vedi meglio vestito d'azzurro qualche chilometro più a sud? Ma credo che Lukaku con Conte abbia una storia molto, molto importante, no? Per cui diciamo che quello sarebbe un approdo più o meno sicuro. Però insomma, mi pare che il Napoli sì abbia un'idea di fondo, ma non abbia ancora fatto passi importanti per poi portarlo alla corte di Antonio Conte. Penso che per il Milan potrebbe essere un buon sostituto di Giroud, proprio per quello che dicevo prima: è un giocatore comunque di livello internazionale, è un giocatore che può essere una presenza importante anche nello spogliatoio, che può fare sia da traino, da esempio, e allo stesso tempo da parafulmine per eventuali giovani che si vogliano far crescere. Un giocatore che magari non comanda 50 partite l'anno, ma ne comanda più volentieri 30, e che quindi può lasciare spazio anche ad altri giocatori per emergere. Penso che possa essere il profilo giusto, ecco. Davide, grazie, buon pomeriggio, alla prossima. Grazie a voi. Grazie, alla prossima. Ciao. Grazie ancora a Davide Chinellato, che ha risposto da ospite. Andiamo da Mirko Di Natale. Mirko, ciao, ben ritrovato. Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti voi. Ciao Mirko. La Juve invece li dà 7 a Rabiot? La Juventus è arrivata a spingersi fino a 7,5, ovviamente contando sul fatto che il decreto crescita è ancora possibile, e l'offerta della Juventus è di un biennale più opzione per il terzo. È un'offerta fatta e recapitata ormai più di 2 settimane fa. La Juve considerava l'idea di chiudere prima dell'inizio dell'europeo, soltanto che una risposta ad oggi da parte di Rabiot non c'è ancora stata, quindi è chiaro che fronte Juventus c'è stato molto molto insospettimento, ma sicuramente anche dal fatto, no, parlavate in ambito Milan, ma ci sono altre formazioni che sono interessate a Rabiot, e adesso poi a Torino stanno lavorando su altri profili. Ma il fatto che Rabiot non abbia detto sì è legato a il campo, le commissioni, lo stipendio? Cosa secondo te ha rallentato il sì di Rabiot alla Juve? Guarda, non ho notizie certe, nel senso, Rabiot è un po' particolare, anche lo scorso anno si era preso del tempo, più o meno sempre verso questo periodo dell'anno, e a fine giugno poi aveva concluso l'accordo. E, sinceramente, sai, a me era stata smentita anche la richiesta da parte di 8 milioni. Io penso che in realtà lui abbia proprio deciso in questo momento di concentrarsi totalmente sull'europeo, un europeo che secondo me, almeno nelle prime 2 partite, ha fatto anche delle buone partite, poi con la Polonia non l'ho visto bene, e quindi sta cercando anche lui forse un'altra offerta, si sta guardando intorno, oppure a fine europeo darà in là quello che può essere il rinnovo con la Juve. Certo è che la Juve lo sta aspettando, però ripeto, per quanto riguarda la dirigenza bianconera, un po' di freddezza anche per quello che è stato il comportamento c'è, ragion per cui ci stanno andando. Mentre altro nome legato a Milan e Juve è quello di Alexis Salmacher, che è tornato dal prestito al Bologna perché non riscattato. Voci di mercato lo davano in orbita a Juve. Secondo te si può fare? Allora, al momento, guarda, non ci sono negoziazioni in corso e non ci sono stati almeno contatti, non risultano con la Juventus. L'ho verificata questa voce, che spesso rimbalza anche all'interno dei quotidiani in ambito bianconero. Poi che si possa fare, cioè, tutto in divenire, perché il giocatore sì, piace a Thiago Motta, lo scorso anno ha visto veramente una gran stagione a Bologna, e non mi sorprende il fatto che comunque non sia stato riscattato, e di conseguenza adesso magari intavolare una trattativa anche col Milan ad un prezzo favorevole può essere anche importante. Però da quello che mi risulta a me, la Juventus in quella zona di campo ha altri obiettivi, e quindi non so, magari potrebbe pensarci più avanti, ma non di sicuro oggi o nelle prossime settimane. Mirko, tra me e te,
Ma non è che lasciate perdere Zirkzee, vero? Cioè, nel senso, non è che vi intromettete alla fine? Non è un discorso di intromettersi o meno, sicuramente il giocatore piace, avanti il Milan, lo sappiamo da diverse settimane, però se il Milan non quaglia a livello di commissioni, poi ci può arrivare chiunque. Cioè la Juventus in questo momento, come starete percependo anche voi, hanno altre cose da gestire, stanno gestendo la cessione di Ken, che ormai è vicino alla Fiorentina, stanno lavorando sul Fonte-Thuram, hanno in mano comunque una possibile offerta per Combiners, stanno ragionando su Calafiori, insomma la Juve, come ti sto dicendo, come vi sto dicendo, non sta ragionando su Zirkzee. Poi è chiaro, se dovesse esserci lo spunto giusto, visto che con chi ha gli Europeans è stato appena chiuso l'affare Douglas Luiz, che sta facendo le visite mediche, sicuramente la Juve si può intromettere, però a quelle cifre, con quelle commissioni, anche se fai una cessione come Ken, hai comunque bisogno di più cessioni, quindi al momento, secondo me, Juventus è molto più in stand-by del Milan. Mirko, intanto ti saluto e ti ringrazio. Se dovesse esserci bisogno, diciamo così, da sponda Juve, ti risentiamo. Volentieri, ciao ragazzi, Ciao buona Mirko, giornata. grazie ancora.